Comunque oggi sembro veramente Mortisia perché ho la maglia nera, i capelli scuri, 7 anni senza andare al parrucchiere, così risolti con un tocco di mano. Ciao Rane Rospi e benvenuti in questo nuovo fantastico video. Oggi ho deciso di fare qualcosa di un po' diverso, sicuramente qualcosa che su questo canale non ho mai fatto e che vorrei scoprire se sono in grado di fare. Voglio provare a fare uno stop motion, una piccola animazioncina, tutta quanta con le Lego. Per farlo ho bisogno di queste Lego tarocche, perché se fossero state originali o ne avrei avute la metà o le avrei pagate il doppio. Una base su cui disporre i mattoncini, quindi ne avevo già disposti alcuni per rappresentanza, così per testarla. Un giorno libero e tanta pazienza. Se vi facessi vedere solo l'animazione finita però, vedreste più o meno 15 secondi di video e poi sarebbe già finito. Invece io voglio trasmettervi il travaglio, lo struggimento, la passione dietro questo video, la passione, quella degli youtuber, no? La passione. Tutto quello che si nasconde dietro questi 15 secondi. No clickbait. Prima di mettermi all'opera però mi è venuta la prima idea intelligente da quando ho pensato di voler fare questo video, ovvero dividere prima i mattoncini per colore. Già si prospettava una cosa lunga, non volevo perdere anche ore e ore a rimestare all'interno di questo contenitore per vedere se riuscivo a trovare quell'ultimo mattoncino che mi mancava. Comunque, se posso dire una cosa, ora io non so se è una prerogativa delle Lego tarocche o cosa, ma è normale che dentro una scatola di Lego miste ce ne siano tantissime grigie, che è un colore orribile, o tantissime marroni, pochissime rosse, pochissime verdi, anzi verdi, guardate, sono pure di colori diversi. Se devo comprare quelle originali. Benvenuti nel mio quartier generale. Ho provato a buttare giù qua dietro una prova dell'animazione che dovrei fare. Già lo so che sarà una cosa lunga, quindi per non rischiare di buttare una giornata facendo cose a caso, ho deciso di tenere sotto controllo ogni pixel di questa immagine. Questa è l'animazione originale ad alta risoluzione. Poi ho suddiviso l'immagine in tanti pixel quanti sono quelli che si trovano all'interno della superficie, ovvero 32x32, che fa 1024 pixel in totale. E sì, lo so cosa state pensando. Sarà una magica avventura quella che vivremo insieme. Lo so. Infine è arrivato il giorno dello shooting. Ve lo devo dire, ero influenzata. Il giorno prima avevo avuto la febbre, stavo un po' male, quindi non è proprio una botta di vita incredibile il video da questo momento in poi, però la documentazione c'è ed è importante che voi la vediate. Ok, malgrado io sia mezza malata, ce la posso fare. Ho sistemato tutto, credo più o meno tutto. Qui c'è il computer con sovrapposto il video come deve essere. Adesso devo soltanto mettere questa piattaformina allineata in modo che insomma sì. Ah, non riesco a parlare. Questo è come si vede lo schermo della fotocamera, senza griglie, senza cose. Adesso attacco questo con il biadesivo sul tavolo in modo che non si sposti nel caso, avete capito. Oddio, non ce la faccio. Non ce la posso fare. C'è un problema che non ho considerato, ovvero che forse potrei non avere abbastanza mattoncini rossi. Siccome non ho abbastanza mattoncini rossi, farò prima tutta la parte alta, poi tutta la parte bassa, poi comporrò il resto in post-produzione. Non ho nessuna alternativa. Speriamo bene. Ecco, allora, praticamente io qui ho sovrapposto l'immagine che ho qua a quella del video e qui vedo la differenza, dopodiché vado a togliere i mattoncini che costituiscono la differenza. Sono le 2 e ho finito la prima parte. Non lo finirò mai. Non lo finirò mai. Aiuto! Ho finito tutta la parte con l'occhio. Adesso resta la parte dell'orologio, della rana e del chuck. Sto pensando se skippare la parte della rana e fare soltanto quella del chuck, perché sono le 3:30. Mi fanno male. Ho tutte le dita, io forse a tirar via i mattoncini, mamma mia. Ho trovato una soluzione. Ovvero ho iniziato a lavorare su 2 strati anziché uno solo, perché muovere questa cosa, se fosse stata integrata insieme a tutto questo blocco, sarebbe stato impossibile. Sapete qual è la parte più divertente? Andare a cercare i pezzetti che cadono su questo diavolo di pavimento. Guardalo, guardalo, guardalo come si mimetizza.
fatto di tutto per portarlo avanti più fedele possibile all'originale, ma in questo momento sono le 5:30, 6, 7. Io conto tra 2 ore di aver finito e questa potrebbe essere un buon modo per farcela, quindi vorrei tornare a casa a farmi una tisana e cenare perché non ho pranzato. Ho preso una decisione perché ho un problema, non ho abbastanza viola né abbastanza bianchi. Mi mancano ancora 10 fotogrammi da fare e 10 fotogrammi sono tipo tanti. E sono le 7 di sera, quindi improvvisazione. Sono le 7:44, io penso di aver finito. Questa è la schermata finale. Non sarà proprio questa la schermata finale, ma è quella con la quale sicuramente io concluderò qui la mia avventura. Quello è il delirio di un certo punto e questo è il delirio di un altro certo punto. Impacchetto tutto, vado a casa e scopriamo se questa cosa funziona. Avevo disassemblato questa scatola in modo da dividere i colori, ma poi è successo questo. Ciao amici, io me ne vado a casa. È il giorno dopo e, come vi avevo detto, sto cercando di sistemare un po' quello che avevo registrato. L'inizio del video, come vi avevo detto, è formato da 4 video sovrapposti causa carenza di mattoncini rossi. Infatti se vado a togliere l'occhiolino ai livelli, tac, e scompare. E insomma, la difficoltà stava tutta all'inizio perché per il resto, dai, è abbastanza lineare. Mi sono accorta che per quanto cercassi di tenere il tavolo pulito, qui sono entrati un sacco di mattoncini colorati e anche il coltello. Il coltello probabilmente lo toglierò, però non toglierò i mattoncini quando entrano perché quelli danno proprio l'idea di quanto tempo io ci abbia messo per fare questo video. È arrivato il momento di mostrarvi l'animazione finita. State pronti perché questo è un momento davvero importante per me. 20 secondi risicati ma che valgono l'intero video. Un po' di ansia da prestazione, devo dire. Ebbene, siamo giunti al termine di questa avventura. Grazie a tutti voi per averla vissuta insieme a me. Grazie per avermi aiutata a generare in tutto questo tempo questo breve clip di 15 secondi. Continuo a ripetermelo perché ancora nella mia testa non ho metabolizzato di aver usato il mio tempo in questo modo. Comunque ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto. Io vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!